L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato con 25 voti favorevoli e un astenuto, Cirignoni Umbria Popolare NCD, il piano telematico regionale 2014-2016 che prevede l'investimento di 28 milioni di euro. Tra gli obiettivi principali il potenziamento della rete pubblica di banda larga con lo sviluppo della dorsale est, lo sviluppo del tracciato tra Foligno e Perugia per collegare il centro di protezione civile e la giunta regionale, la progettazione della Spoleto Norcia e della dorsale ovest tra Terni, Narni, Orvieto, Lago Trasimeno, Perugia. Si tratta di una progettazione che si sviluppa per reti tematiche, la rete della scuola, quella della sanità e lo wifi pubblico. Previsto lo sviluppo del data center unitario di Terni su cui far convergere i 65 data center della pubblica amministrazione umbra. In questo modo si andranno ad uniformare gli standard e i livelli di sicurezza con l'abbassamento radicale dei costi di tutti i server. Ovviamente, ha sottolineato il relatore di maggioranza Gianfranco Chiacchieroni, la rete pubblica è a disposizione della connessione con gli operatori privati che possono utilizzarla per portare servizi agli umbri. Secondo l'assessore Stefano Vinti, questo piano è un atto che segna un'accelerazione del lavoro fatto negli anni precedenti che prevede un ulteriore sviluppo e investimenti significativi. Tra gli obiettivi principali c'è l'impegno per il superamento del digital divide non solo infrastrutturale ma anche culturale. È necessario dotarsi di un catasto delle infrastrutture tecnologiche presenti sul territorio e delle reti che possono essere utilizzate per le infrastrutture stesse. Al termine del triennio avremo una pubblica amministrazione connessa, un aiuto notevole alla connessione dei cittadini e lo sviluppo delle reti nelle aree industriali. Gli investimenti previsti metteranno in moto un meccanismo indotto con un forte effetto moltiplicatore. Lo sviluppo delle telecomunicazioni di ultima generazione, ha sottolineato Vinti, darà un contributo importante per l'uscita dalla crisi. Il diritto alla connessione alla rete è importante come sviluppo economico e sociale, come strumento per l'acquisizione del pieno diritto di cittadinanza.